Tante persone dicono: ah, ma le donne vogliono l'uomo ricco, vogliono solo i soldi. Cioè, qui c'è un bias cognitivo. Io non sto dicendo gli uomini devono fare tutto loro, le donne non devono fare niente. Parlo agli uomini perché lavoro con gli uomini, per chi mi conosce, per chi non mi conosce lo specifico. Non è che vi dovete inventare condizioni o situazioni per aiutarla a tutti i costi. Che la donna dica: ah, ammazza questo, che persona integra. Tante persone dicono: ah, ma le donne vogliono l'uomo ricco, vogliono solo i soldi. Sì, le donne che vogliono spillare i soldi al tizio X esistono, non è che non esistano, però sono persone di poca qualità. Noi non ce ne facciamo niente della gente fatta così, no? Quindi è inutile anche preoccuparsi di quel tipo di persone. Quindi noi pensiamo alle persone di qualità, le donne di qualità non vogliono l'uomo ricco perché gli devono succhiare il denaro, no? Sono donne che magari vogliono un uomo che sia giustamente, appunto quello che stavo spiegando, equilibrato e autosufficiente, perché questo traduce una qualità interiore. Cioè, qui c'è un bias cognitivo, quando gli uomini dicono: ah, ma le donne, anche quelle sane, l'altro giorno ho letto un commento su YouTube, dicevano: le donne, anche quelle sane, vogliono l'uomo ricco. Non è che vogliamo l'uomo ricco, semplicemente basta che sia una persona che si dà da fare, si impegna, si crea la sua realtà, autosufficienza ed equilibrio. Anche a livello di stabilità pratica ed economica, ok? Perché questo traduce una qualità interiore di equilibrio, di persona che si impegna, di persona intelligente, di persona che studia, di persona che si dà da fare. Quello interessa alla donna, non tanto il fatto che ci abbia i milioni in banca. Cioè, uno può essere anche una persona che magari non c'ha manco un euro da parte, però il suo modo di vivere equilibrato sta bene. Non ha problemi, quando gli servono i soldi li trova e dà il suo equilibrio. Ok? E una donna sana non vuole soldi da un uomo. Se voi trovate donne che vogliono soldi da voi, non sono sane. Può far piacere che uno offra una cena una volta ogni tanto, ma così allo stesso modo come lo offre l'uomo, è giusto che lo offra anche la donna quando è, cioè nel senso, no? Quindi cerchiamo di. Io non sto dicendo gli uomini devono fare tutto loro, le donne non devono fare niente, assolutamente. Io parlo agli uomini perché lavoro con gli uomini, per chi mi conosce, per chi non mi conosce, lo specifico. Sono Daniela Coin, sono una coach relazionale, educatrice per uomini, quindi lavoro solo con gli uomini. Che la donna valuta sempre se la persona che sta conoscendo può essere un potenziale uomo in grado di aiutarla nel caso in cui lei avesse bisogno, nel caso in cui lei avesse bisogno, no? Quindi, come si fa a trasmettere alla donna sconosciuta che si sta approcciando o con la quale si è al primo appuntamento che voi siete degli uomini che sono in grado di supportarla nel momento in cui lei dovesse avere bisogno? Non so, dei piccoli segnali come ti porto io al locale e ti vengo a prendere io se dobbiamo uscire. Oppure se si è a un locale, magari si fa un approccio, tra virgolette, con una persona, dire: vieni, ti offro io un drink, cioè guidare la donna o comunque aiutarla. Se vedete una persona, ecco, adesso vi racconto un aneddoto. Se vedete una donna, magari che vi può pure piacere, che è in un momento di difficoltà, andarla ad aiutare. Per dire: no, ti porto la spesa, che ne so, no, senza fare i marpioni, ma dicendo: guarda, scusa, hai bisogno di una mano, ti vedo in difficoltà. Oppure fare comunque dei gesti che siano di aiuto laddove c'è la condizione per poterlo fare, chiaramente, no? Uno dei miei clienti, caro Giacomo, una volta mi ha raccontato che ha conosciuto una ragazza con la quale poi si è frequentato e credo comunque abbia ancora una relazione adesso. Un pochettino che non ci sentiamo, ma praticamente lui era a una festa con degli amici e a un certo punto telefona una ragazza alla proprietaria di casa che faceva la festa e dice: oddio, ho incasinato la macchina, non riesco a tirarla fuori, insomma si era incastrata con la macchina facendo un parcheggio, credo così.
E questa proprietaria di casa ha detto: c'è un uomo che può aiutare sta ragazza a andarle a tirare fuori sta macchina. Sto mio amico è andato, ma senza conoscere la tipa, e praticamente l'ha aiutata, le ha tirato fuori la macchina da questo, non so, come si fosse ingarbugliata in un parcheggio, se avesse combinato un danno, non mi ricordo. L'ha aiutata e lei si è innamorata, cioè lei si è innamorata perdutamente, perché la donna in difficoltà arriva l'uomo che l'aiuta. Per la donna è proprio una delle cose più belle, perché anche le donne, quelle, lo dico anche parlando personalmente, no? Io sono una persona che si arrangia a fare qualsiasi cosa praticamente, salvo che non stia male, ma insomma, che non abbia un problema. Però è comunque pesante anche per una donna fare tutto da sola. Quindi quando un uomo si offre di aiutarla e dice: ti do una mano, ci sono presente. Lascia, non portare la borsa, la porto io della spesa, che ne so, no? Ecco, alle donne piace questa cosa qua, quindi fa tanto dal punto di vista anche all'inizio di una conoscenza, un approccio, se potete, non so, aprire la porta anche del locale dove state entrando, oppure se lei magari deve fare un qualcosa, dai, ti reggo io la borsa, cioè qualsiasi cosa, che dimostrate di essere accorti e capaci di aiutarla se lei ha bisogno, ovviamente, no? Quindi cercate di cogliere queste piccole situazioni anche in fase, ripeto, iniziale. Giovanni dice: quale può essere il limite di aiuto sano senza passare per viscidi o per persone che si spendono troppo per l'altra? Sì, infatti lo stavo spiegando, dicevo, non è che vi dovete inventare condizioni o situazioni per aiutarla a tutti i costi, ok? Deve essere una cosa che fate, se la fate perché in qualche modo c'è un criterio nel farlo, no? Cioè lo fate con se c'è necessità, mica così tanto per. La donna deve pensare a questo uomo, io gli darei pure le chiavi di casa perché mi fido, ok? Non persone che dicono una cosa poi non la fanno. Allora, nelle prime fasi dell'approccio potete dimostrare questa intraprendenza e affidabilità nel modo di fare, di gestire la situazione, di anche di l'approcciare stesso, ok? L'invitare, il condurre la situazione e poi parlando potete comunicare, raccontando magari una cosa che vi è capitata, un evento, ovviamente possibilmente che sia vero, che la donna dica: ah, ammazza questo, che persona integra, affidabile, coerente, che sa prendere l'iniziativa. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto e clicca sulla campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere i nuovi video pubblicati. Condividi anche questo video con tutti gli amici che pensi che possono essere interessati a questi contenuti. Ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette Facebook che sono contenute all'interno del mio gruppo Vero Uomo, Crescita Personale e Relazionale. Inoltre ti ricordo che nel mio store, al link www.verouomo.it/store, trovi tutti dei percorsi, dei video, audiolibri, videocorsi e un sacco di contenuti che ti possono aiutare a migliorare, a crescere e ad avere delle relazioni più belle, sane e soddisfacenti. Ti aspetto all'interno dei miei canali.